Cambia anche il capitano, allora più soddisfatto per il punto che interrompe la serie negativa in trasferta o più rammaricato per una vittoria meritata, secondo me, accarezzata e poi sfumata, svanita nel finale? Io credo sia più rammarico perché abbiamo giocato una bella partita, abbiamo avuto diverse occasioni. Poi è chiaro che nel calcio purtroppo è così. Quando hai l'occasione non fai gol per merito avversario, anche per sfortuna, ti capita di subirlo e di pareggiare la partita. Però credo che sia la strada giusta questa per lavorare, continuare a fare così e poi i risultati verranno piano piano. Taranto trasformato radicalmente nel giro di pochi giorni. Come mai questa trasformazione? Beh, stiamo lavorando, il mister ci sta impartendo delle nuove, diciamo, direttive, tra virgolette, noi cerchiamo di applicare al massimo, anche perché credo che vogliamo tutti uscire da questo periodo negativo. Oggi è stata una bella partita, secondo me, sotto tutti i punti di vista. Poi abbiamo pareggiato, ma credo che bisogna premiare in questo momento anche il fatto che ci sia un miglioramento, non tanto solo il risultato finale. La domanda è classica, però attualissima in questo momento. Un risultato che serve, un pareggio che serve più per la classifica oppure per il vostro morale perché avete avuto contezza che siete una squadra in grado di andare a dettare legge anche in trasferta? Io credo che sia entrambe le cose, perché il morale ci fa capire il fatto che comunque non siamo così male come molti dicono, perché poi effettivamente stiamo lavorando per tirare fuori tutti i nostri valori. È chiaro che il calcio è così, purtroppo a volte ti gira bene e ti può girare meno bene, però io credo che la costanza e il lavoro prima o poi portino a delle cose positive, questa è la verità.